a tutti! Oggi sono qua per parlarvi di due nuovi manga usciti recentemente in Italia per J-pop, ovvero Bloom Into You and The Girl from the Other Side. Bloom Into You ha un prezzo di copertina di 6,50 € ed è il primo volume di una serie ancora in corso anche in Giappone. Conta, se non sbaglio, fra i 6 e gli 8 volumi attualmente. Io ho una ragazza che sogna un grandissimo amore, un po' come quello che si legge negli shoujo manga, ma quando un ragazzo le si dichiara non prova assolutamente nulla. Si convince poco a poco di non essere in grado di innamorarsi, che non sperimenterà mai quella forte sensazione. Andando al liceo incontra una ragazza più grande di lei, che inizialmente sembra avere la sua stessa propensione. Infatti, la prima volta che la vede è quando rifiuta clamorosamente un pretendente. Le parole da lei usate per rifiutare il ragazzo incuriosiscono particolarmente Yu e decide di avvicinarsi a questa ragazza. Se inizialmente Yu pensa di aver trovato una ragazza come lei, non in grado di innamorarsi, ahimè dovrà ricredersi, perché in realtà la sua senpai ha un interesse speciale nei suoi confronti. Questo primo volume parte abbastanza lentamente, non succedono grandissime cose all'interno della storia. Iniziamo a conoscere le protagoniste di questa serie, in particolare Yu e la senpai, e vediamo le loro prime interazioni, diciamo, il loro rapporto che pian piano evolve. Si tratta di uno yuri, quindi c'è un risvolto sentimentale fra le due ragazze protagoniste di questa storia, e devo dire che nonostante ci siano alcuni momenti, tra virgolette, intimi, le scene, a mio parere, non sono mai esagerate o forzate. Anzi, secondo me, c'è comunque uno sviluppo nel loro rapporto abbastanza graduale. Dico questo anche perché ho già visto l'anime tratto da questo manga, quindi, nonostante la storia sia proprio all'inizio in questo primo volume, so bene o male come andrà a svilupparsi il resto. L'anime al momento è molto molto fedele all'opera originale, al manga. Quello che succede in questo primo fumetto è essenzialmente riportato alla lettera anche nell'anime, quindi sono molto contenta che nell'animazione abbiano mantenuto la storia originale e soprattutto il tratto è molto molto simile. Mi piacciono moltissimo i disegni di Mio Nakatani, autrice appunto di questo manga. Ho apprezzato di suo anche una storia nella raccolta Éclair. Ha un tratto, secondo me, veramente raffinato e dolce. Le ragazze, secondo me, sono disegnate in maniera molto molto bella. Non c'è forse troppissima diversità fra i personaggi, però non è impossibile distinguere tutte le varie ragazze all'interno della storia. Altra cosa che ho apprezzato molto è che, trattandosi di uno yuri, in alcune storie che ho letto spesso ci si concentra a creare un ambiente popolato esclusivamente da ragazze. Così non è all'interno di questa storia, ci troviamo principalmente in un ambiente scolastico, ci sono anche diversi ragazzi che poi interagiranno anche con le protagoniste della storia, quindi è un po' più realistico. Come dicevo, anche le scene di complicità fra le due ragazze, secondo me, non sono mai buttate lì, non sono assolutamente forzate. Si tratta pur sempre di un manga, quindi ci sono gli elementi tipici un po' anche dello shoujo. Non è una storia totalmente reale, però ai miei occhi è sembrata molto vicina a quella che potrebbe essere la realtà. Le protagoniste sono molto diverse fra di loro e inizialmente magari non emergono le loro personalità, ma andando avanti nella storia, fidatevi che ci saranno degli sviluppi molto interessanti e soprattutto si tratteranno delle tematiche abbastanza delicate che riguardano la loro interiorità, il sentirsi accettati, sentirsi normali, che cosa significhi amare, accettare se stessi. Parte un po' lentamente forse questa storia, però si svilupperà molto in profondità. Una piccolissima, ma veramente un piccolo particolare differente fra anime e manga che ho apprezzato tantissimo riguarda il momento in cui Yu scopre la senpai mentre rifiuta un ragazzo. Nell'anime, in questo momento, Yu arrossisce per l'imbarazzo, mentre nel manga rimane più distaccata. E ho apprezzato questo elemento nell'opera originale perché permette di capire appieno la personalità di Yu, il suo atteggiamento. Infatti ci viene presentata come una ragazza non in grado di provare sentimenti forti per qualcuno. È una ragazza che non capisce che cosa significhi amare un'altra persona e quindi il fatto che non si sia imbarazzata in questo momento, che non sia arrossita, secondo me è più in linea con il suo carattere.
Andrò sicuramente avanti con questa serie, sono contentissima che sia giunta finalmente anche qua in Italia. Ed è uno Yuri che vi straconsiglio. Magari il primo numero non è nulla di speciale, ma fidatevi, andando avanti ci saranno dei risvolti, soprattutto nei personaggi, molto molto interessanti e validi. Girl from the Other Side di Nagabe ha un prezzo invece di copertina di 6,50 euro. Anche in questo caso si tratta del primo volume di una serie in corso ed è una storia dalle tinte molto cupe. La storia è ambientata in un tempo in cui la Terra è praticamente divisa in due parti. L'interno è il regno, diciamo, sicuro degli esseri umani dove vivono in maniera pacifica, mentre l'esterno è abitato da misteriose creature abbastanza terrificanti, in grado di trasmettere una maledizione semplicemente toccando le persone. Noi seguiamo la vicenda di una bambina umana non maledetta che si trova però nel mondo esterno. È ospite, diciamo, di un estraneo, quindi una creatura oscura dalle sembianze non umane che potrebbe essere in grado di trasmettere la maledizione, ma per uno strano motivo decide appunto di non toccarla e di non farsi mai toccare, proprio per preservare il suo stato di essere umano. Questa bambina probabilmente si è persa, forse è stata abbandonata dalla sua famiglia, non lo sappiamo ancora. Fatto sta che l'estraneo cerca di prendersi cura di questa bambina e lei, in maniera un po', scherzosa, lo chiama sempre maestro e lo segue veramente ovunque. Sembra una situazione di pace, di calma, in realtà questa quiete è minacciata dall'avvento di altre persone che vogliono disfarsi della bambina perché credono che sia appunto maledetta. Devo ancora capire bene le mie sensazioni riguardo a questo fumetto perché mi sono piaciuti molto i disegni molto particolari, soprattutto nella rappresentazione dell'estraneo, comunque di queste figure che sembrano un po' delle ombre nere. Anche il concetto alla base di questa storia, ovvero un mondo diviso in due fra bene e male, diciamo, è molto interessante. In questo primo volume non si approfondisce tantissimo, ma ci vengono principalmente presentati il maestro e appunto la bambina, nei loro tratti distintivi, i loro caratteri, il modo in cui si comportano nella vita quotidiana. Si presenta un po' come una favola oscura, non soltanto per i disegni veramente molto molto cupi. L'unico punto luce, diciamo, l'unico bianco è rappresentato dalla bambina, lo si vede bene anche in copertina. Non succede granché in questo primo volume, come vi dicevo, quindi sono un po' perplessa. Da una parte sono curiosa di continuare questa serie, soprattutto per il modo in cui si conclude questo primo volume in maniera inaspettata, che ti fa dire: e poi che cosa succede a questo punto? Però dall'altra temo che si riveli una storia troppo lineare per i miei gusti. Le basi per una storia interessante comunque ci sono, perché è una storia di contrasti. Questa bambina piccola, innocente, delicata, che continua a cercare comunque la nonna, che forse non si rende nemmeno conto della persona con cui è, della situazione in cui si trova, del mondo, di come è fatto, insomma. E la realtà che invece è spietata e dura perché gli esseri umani sono in costante guerra con gli estranei. In alcune scene si capisce anche che questa continua lotta fra bene e male è un po' distorta, che le persone sono talmente arrabbiate e provano un sentimento così forte di odio nei confronti degli estranei, tanto da avere la vista spesso appannata, e quindi a rimetterci a volte sono degli innocenti. Che cosa poi sia realmente questa maledizione? Non ci è dato ancora saperlo. Che cosa implichi questo status? Non lo sappiamo. Non sappiamo nemmeno che cosa vogliano gli estranei, come siano nati, eccetera. Quindi, da una parte, sono curiosa di approfondire questo aspetto della storia. Probabilmente darò una seconda opportunità a Girl from the Other Side leggendo prossimamente il 2, poi vedremo se sarà il caso di continuare o meno. Queste erano quindi le mie prime impressioni sui numeri 1 di Blooming to You e Girl from the Other Side. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già letto anche voi questi due manga, che cosa ne pensate, quali sono state le vostre prime impressioni e soprattutto se avrete intenzione di continuare queste serie. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!